Salve a tutti e bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG8 Economia da parte di Milena Gancitano. Sono stati molti nelle ultime settimane i temi di macroeconomia che hanno interessato i mercati e in particolare le economie dell'Eurozona. E mi sto riferendo alla volatilità che c'è stata sui mercati, al forte deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro, al petrolio che, come abbiamo visto, è crollato vistosamente e poi a tutti i risvolti della crisi greca. Ma poi c'è stato un altro tema di fondamentale importanza che più che altro lo è stato o lo dovrà essere nell'ottica di una ripresa economica ed è il tema che affronteremo oggi. Mi sto riferendo al quantitative easing, questa parola americana, insomma inglese, che significa semplicemente espansione quantitativa della moneta. Il cosiddetto quantitative easing, appunto, che vedremo oggi, è una delle modalità con cui avviene la creazione di nuova moneta. Chiaramente avviene da parte di una banca centrale che poi la immette nel sistema economico e finanziario. In caso di ricorso al quantitative easing, dunque, la banca centrale acquista dei titoli e delle attività finanziarie da parte delle banche del sistema per poi appunto immetterle all'interno del circuito bancario e finanziario per una determinata quantità di denaro che viene stabilita. Dunque, abbiamo visto cos'è il quantitative easing, quindi che significa appunto espansione della moneta, creazione di moneta in un certo senso. Ma per spiegare in termini semplici anche cosa rappresenta questa manovra, immaginiamo che per aiutare l'economia ci si debba rivolgere ad una manovra che non sia convenzionale. E quindi invece di agire sul costo del denaro, quindi tagliando i tassi come abbiamo visto è stato fatto in precedenza, si ricorre appunto sulla quantità di moneta. E la banca centrale quindi come fa a creare moneta? Sostanzialmente va sul mercato e acquista titoli per un controvalore in denaro. Di conseguenza in questo modo lui sta appunto comprando questi titoli, stampando della nuova moneta. A questo punto le banche che avranno venduto alla banca centrale questi titoli, queste attività finanziarie, riceveranno dei soldi in cambio e di conseguenza il gioco è fatto. Il meccanismo di creazione di moneta non convenzionale è stato appunto attuato ed è stato attuato perché come dicevo prima la manovra sui tassi, quindi il fatto di portare il costo del denaro verso un livello più basso, è già stato fatto e noi sappiamo che i tassi non possono essere portati sotto zero perché diversamente non ci sarebbe più convenienza a tenere soldi in banca, ma diciamo diversamente si potrebbero anche tenere all'interno dei cassetti in un certo senso. E quindi come fa questo quantitative easing ad aiutare poi realmente l'economia? I canali sono fondamentalmente tre. Da un lato c'è quello diretto, che è appunto quello, come ho detto prima, di immettere liquidità nelle casse delle banche. Il mestiere delle banche è quello di prestare soldi, di conseguenza se queste banche si ritrovano ad avere più liquidità data dal fatto che hanno venduto questi titoli e hanno ricevuto denaro, chiaramente potrebbero essere più anche spronate a mettere in moto quel meccanismo di prestiti creato da domanda e offerta e quindi questo è sicuramente uno dei primi canali che potrebbe venire incontro all'economia reale. Poi c'è anche il canale dei tassi, cioè come abbiamo detto si ricorre al quantitative easing quando già la manovra sui tassi è stata fatta e quindi i tassi del mercato sono a zero, come lo sono in questo momento. La banca centrale appunto in questo modo acquistando titoli entra sul mercato secondario facendo in un certo senso anche salire i prezzi dei titoli stessi e di conseguenza scendono i rendimenti, per cui i tassi alla lunga tendono ad alzarsi.
Il terzo canale, che è un canale magari non proprio visibile, ma che sicuramente gioca anche quello un ruolo fondamentale, è il canale della fiducia. E cioè famiglie e imprese in questo modo vedono che scende in campo un giocatore molto importante come appunto la banca centrale, pensano che l'economia potrà andare meglio, anche perché se le banche, come ho detto prima, hanno più liquidità, potrebbero essere anche spronate a investirla, e di conseguenza questo atteggiamento fa sì che ci sia anche una ripresa di fiducia e gli investitori saranno anche più disposti a investire, saliranno i consumi e quant'altro. Vediamo invece. Adesso abbiamo visto quali sono gli effetti del quantitative easing sull'economia reale, vediamo adesso quali sono gli effetti del quantitative easing invece sulle banche, che sono sicuramente uno degli attori fondamentali. Le banche si trovano appunto nelle casse una maggiore liquidità nella misura in cui hanno venduto alla Banca Centrale Europea titoli pubblici o titoli privati in loro possesso. Questo appunto vuol dire che avendo più liquidità potrebbero mettere in moto il sistema di prestiti per quanto riguarda l'economia reale, quindi famiglie e imprese, e in ogni caso questa liquidità permette sicuramente di poter spaziare negli impieghi, quindi nel fatto proprio di prestare denaro, che è una delle loro attività principali. Quindi in questo modo il quantitative easing mira appunto a far ripartire l'economia, anche se chiaramente prima che la moneta venga tirata fuori dai cassetti delle banche, in questo caso potrebbe anche passare del tempo, perché chiaramente non è necessariamente una conseguenza naturale. Se poi comunque passiamo dalla teoria alla pratica, vediamo sicuramente che negli altri paesi in cui il quantitative easing è stato posto in essere, il PIL di questi stessi stati ha fatto registrare delle forti crescite. Primo fra tutti ricordiamo il quantitative easing fatto dalla Fed, che è la banca centrale americana, che ha fatto sì che insomma, l'economia americana registrasse degli importanti progressi, tant'è che il PIL nello scorso anno è cresciuto del 5%. Si ricorre al quantitative easing quando? Proprio perché ho detto che è una manovra non convenzionale e proprio perché appunto ne hanno parlato tantissimo i quotidiani e i notiziari. Si ricorre quando l'economia è in una fase di sostanzialmente di stasi, quando l'inflazione è molto bassa o addirittura assente, e quando nel sistema economico ci sono molte risorse che però sono inoperose, e quindi sia di manodopera che di impianti, quindi c'è disoccupazione e capacità improduttiva. Dunque diciamo quella che è un po' la fotografia dell'Italia oggi. E quindi cosa succederà, cosa è possibile aspettarsi con questa manovra? Innanzitutto appunto le aste dei titoli di Stato saranno sostenute appunto da questi acquisti straordinari da parte della Banca Centrale Europea, che acquisterà in media attorno ai 7 miliardi di euro al mese di titoli di Stato. Dunque una bella iniezione di liquidità nel sistema. Questi titoli si stima che saranno quelli con vita media residua da 2 a 30 anni, quindi andrà un po' su tutte le scadenze, e questo per quanto riguarda appunto l'Italia. Quindi i 7 miliardi al mese quest'anno, per un totale di circa 80 miliardi in tutto il 2015 e di altri 70 miliardi nel 2016 di liquidità appunto immessa nel sistema tramite l'acquisto di titoli bancari nel mercato secondario. Dunque questa è una manovra molto interessante, oltre che straordinaria, perché per la prima volta accade che nel sistema pubblico italiano appunto venga introdotto il quantitative easing in maniera così massiccia. E questo che cosa porterà sicuramente? Sicuramente non farà perdere di vista quelle che sono anche i fondamentali dell'economia, che comunque dovrà continuare a crescere anche per se stessa, quindi in maniera autonoma, seppur sostenuta da questa straordinaria attività della Banca Centrale Europea. Sicuramente i mercati avranno davanti ancora
un 2015 che potrebbe essere ricco di volatilità, anche perché, come sappiamo, ci sono dei focolai che non sono ancora del tutto spenti, e mi sto riferendo alla situazione greca, ma anche alla crisi in Russia e Ucraina, che sicuramente potranno giocare un ruolo purtroppo importante in quella che sarà la situazione dei mercati appunto per tutto il 2015. Sicuramente il quantitative easing e la creazione di moneta, però, come dicevo prima, darà un impulso all'economia che, secondo le stime degli economisti e del governo anche italiano, è vista in ripresa già da quest'anno, fatto che sicuramente ci fa ben sperare, e che chiaramente, avendo davanti anche un'ottica temporale adeguata e un cammino di crescita che sarà sì magari lento però costante, sicuramente potremo attenderci dei risultati importanti finalmente per un'economia come la nostra, che non merita di essere nel dov'è per adesso, ma appunto di far parte dei più grandi della terra. Quindi io su questo spero di avervi dato un po' delle nozioni in merito a questa importante manovra, e vi aspetto per il prossimo appuntamento. Arrivederci.